Stamattina abbiamo per l'ennesima volta ascoltato che c'è qualcuno che vuole liberare Avellino. Noi non abbiamo niente da cui liberarci. Abbiamo un passato glorioso, una storia che ci onora, un futuro che ci inorgoglisce ancora di più. Non abbiamo bisogno di liberarci da niente, da nessuno. Nessuno ci deve liberare. Io in queste 6 settimane ho provato a raccontarvi la mia storia, le mie idee e le mie proposte. L'ho fatto con parole di verità, che poi sono le uniche che io conosco. So che voi avete imparato a conoscervi e a conoscermi e che vi fidate di me. Questa è la base migliore per fare il bene della città, perché io voglio bene ad Avellino esattamente come voglio bene alla mia famiglia. Io guardo la città e spesso quello che vedo non sempre mi piace, ma se la guardo con gli altri occhi vedo che qui si è svolta tutta la mia vita. È qui che ho costruito la mia famiglia, sotto questo stesso cielo ci sono i miei affetti più cari. A chi mi chiede perché l'hai fatto, io rispondo per me, per loro e per voi. Domenica sarà il giorno della verità, stiamo lavorando tutti con grandissimo impegno per raggiungere il risultato che ci aspettiamo. Però qualcosa sul senso del voto la voglio dire. Al primo turno le 7 liste a sostegno della mia candidatura hanno raggiunto il 53%. Sono andate oltre la metà dei voti espressi. Io sono arrivato al 43%. È un risultato enorme che passa per il vostro sostegno convinto. Adesso però stanno provando a mandarvi in confusione. Voglio che i cittadini capiscano che una vittoria dei 5 Stelle consegnerebbe la città nelle mani della ingovernabilità. E aprirebbe le porte al commissariamento. Questo è un dato di fatto e non è un'interpretazione. Il commissariamento ci farebbe perdere milioni di euro di finanziamenti. Tutti i progetti in corso in questa città sarebbero bloccati, fermati. Così come non è un'interpretazione la circostanza che in caso di vittoria avrò una maggioranza ampia e coesa perché espressione delle liste che mi hanno sostenuto. Possono dire quello che vogliono, ma non devono travisare la verità. Anche se Ciampi costruisse una pseudo maggioranza mettendo insieme tutti quelli che si sono presentati contro di noi, si troverebbe contro 18 consiglieri eletti tra le mie liste, un blocco granitico, un corpo unico che non lascerà mai passare la rivoluzione del pressappochismo, il governo del nulla e il rinnovamento a chiacchiere. Non bisogna votarmi perché ho la faccia da buono vaglione. È vero. Invece io credo che sia un buon motivo per votarmi. Perché io la faccia ce l'ho messa in questa elezione e altri invece si sono sistematicamente nascosti. Hanno continuato a fare da cornice, anche oggi, per l'ennesima volta, erano solo delle cornici. E noi non abbiamo bisogno di cornici. In queste 2 settimane io ho portato avanti una campagna elettorale contro un ectoplasma. Lo hanno ammutolito, l'hanno messo in naftalina, è stato risucchiato dall'onda dei sottosegretari. Vorrei che fosse molto chiara una cosa. Il vero avversario non è Ciampi, ma è il commissariamento del comune di Avellino, perché è questo che accadrà. Possono dire le cose a modo loro, ma devono dire la verità. Non c'è alcun caso in Italia di un sindaco senza maggioranza che non sia poi arrivato al commissariamento. Questo non deve accadere e non accadrà, perché dalle urne di domenica notte sono certo che verrà fuori una città che vuole cambiare, che non vuole affidarsi agli stregoni, agli interpreti del rancore, ai vendicativi, a chi ha messo alla porta degli elettori sta cercando di rientrare dalla finestra. Avellino confermerà la voglia di responsabilità e lo farà attraverso un voto motivato e serio, un voto consapevole e giusto. Avellino sceglierà il voto responsabile.